Benvenuto mister Soave, prima domanda dalla parte dell'eco di Bergamo di Ghidotti. Sì, buonasera mister, primo tempo direi quasi perfetto, a parte forse il gol nel finale del primo tempo, poi forse nel secondo tempo avete un po' accusato la fatica magari fisica fatta degli sforzi del primo tempo, avete dato molta pressione. Ma probabilmente è quello, purtroppo parlo del mio percorso, siamo di 11 partite, è un problema che questa squadra si porta dietro. Ovviamente un po' magari con la testa pesante di dover fare risultato all'inizio della stagione, un risultato che poi è sfumato, strada facendo, adesso rimane questo, però ovviamente al minimo problemino, nonostante che in campo ci siano giocatori di grande esperienza, lo facciamo più grande di quello che è, peccato perché anche oggi per una sessantina di minuti, tra tutto il primo tempo, una parte secondo mi ha fatto bene anche oggi, però purtroppo... E paghiamo queste situazioni, la palla inattiva, è un marco di fabbrica anche quella palla che rimbalza lì e rimane lì, e riparano lì con gli altri, e quindi dobbiamo migliorare, e fortunatamente l'abbiamo portata fuori, e non era facile, non era scontato, perché vincere ci sarà dura per tutti, e quindi bisogna dire anche bravi ragazzi. Il primo tempo fatto in quel modo, più meriti i vostri o anche dei meriti, nei singoli episodi dei gol, anche dei meriti loro, come vedi il primo tempo? Ma come lo vedo, noi abbiamo fatto una partita d'approccio leggermente diversa, rimanendo un po' più sotto palla. Sapevamo che loro comunque con i terzini e con le mezzali spingono moltissimo e propongono molto calcio. È anche ovvio che noi davanti abbiamo tre giocatori che se gli lasci qualche metro lo sanno sfruttare, sanno colpire e fanno male. Siamo stati fortunati dopo, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato, ma la partita comunque è stata improntata un po' così. Potrebbe avere più insidie la partita della prossima domenica contro il Sona che lotta in fondo alla classifica oppure quella di oggi con una diretta contendente per il playoff? Io ne ho fatto 11 qua e sinceramente non mi ricordo una partita, infatti ho detto prima scherzando se dovevo farne 36 mi ricoverano, quindi penso che la difficoltà sia uguale che giocare con il Sona, che giocare con le altre, nessuno ti regala niente in questo campionato e in Italia anche vedo che anche nei campionati professionistici comunque questa cultura sta migliorando e quindi c'è da prepararla e giocarla al 100%. Benvenuto, una partita pirotecnica che comunque non ha portato punti al Cesarano, però non credo che sia l'ultima partita, gli ultimi 90 minuti da giocarsi. No, beh, per noi era determinante vincere secondo me per sperare di rimanere dentro nella zona playoff e non ci siamo riusciti perché siamo partiti malissimo con un sacco di errori e siamo andati addirittura sul 3-0 dopo 25 minuti, mezz'ora adesso non ricordo bene, e è stata una partita in salita. Poi i ragazzi sono riusciti a riaprirla, ma pronti via nel secondo tempo dopo un minuto abbiamo preso di nuovo il 4-1. Io ero convinto di poterla recuperare sinceramente sul 3-1 perché comunque il Calvino aveva speso tanto, noi non stavamo facendo bene, però la squadra era partita anche abbastanza bene. E dopo il 4-1 ragazzi comunque l'hanno riaperta e alla fine poteva anche scapparci insomma il pareggio. È stata una gara, come dicevo prima, molto difficoltosa perché dopo il 3-0 per il Calvino insomma hanno giocato sul velluto. Sì, che c'è rammarico perché era uno scontro diretto per i playoff. Pensi che il secondo tempo la reazione avuta può essere comunque uno slancio per la finale di Coppa, per la semifinale di Coppa di mercoledì? No, beh, la reazione del secondo tempo era perché stavamo facendo non bene, perché abbiamo commesso degli errori e volevamo recuperare la partita perché in testa i ragazzi già avevano la partita di campionato. Poi adesso a voce ferme siamo mai fuori e dobbiamo pensare alla semifinale, recuperare tante energie mentali e fisiche, perché abbiamo speso tanto anche oggi per cercare di recuperarla, perché è tanto che stiamo giocando. Sono un po' rammaricato per quello, perché noi abbiamo regalato troppo tanto al Calvino. Sì, è quell'approccio differente del primo tempo da parte delle due squadre, pensi errori di circostanza, situazionali, o anche l'approccio caratteriale secondo te? No, beh, l'approccio è stato un approccio fatto bene, nel senso che comunque avevamo calciato, mi sembra, 4-5 calcio d'angoli ancora prima di prendere gol, o comunque dopo il gol, e la partita era aperta. Io non penso che sia stato un discorso di approccio, perché i ragazzi erano molto concentrati e carichi per poter far bene. Non abbiamo fatto benissimo, soprattutto la fase difensiva,
c'è il rammarico di quello, però insomma non toglie niente quello che è stato fatto fino adesso da parte della Virtus. Adesso da domani, come dicevo prima, penseremo alla gara di Coppa Italia, che è un traguardo storico per noi, è un traguardo storico soprattutto per la società, e a questo punto insomma daremo il massimo per cercare di arrivare in fondo.